Avanti, Lois, chiamalo! Chris, vieni giù, è ora di cena! Sta buono! Ok, ora sono pronto per il rodeo! Sai che cosa faccio io al ranch? Sono un toro da monta. Che sarebbe? Lo scoprirai presto. Ehi, dove vai, ciccione? Ora comincia la festa! No! Osservo Meg per vedere che fa durante il giorno. Sta attento a non cadere dalla scala. Non tutti i cani vanno in paradiso. Allora, qui dice che eri coinvolto nell'attacco dell'11 settembre. Beh, è così che finisce se appoggi Israele. Gosh. Ok, brucerai tra le fiamme dell'inferno. Sono qui. Ora siete tutti miei schiavi. Ok. Meg, sembri così diversa. Com'era la prigione? Ecco la prima domanda. Chi è la persona più tosta qui dentro? Beh, non per fare il solito spaccone, ma credo che spetti a me, no? Ho una casa a Cape Cod, perché non viene a trovarmi? Può darsi. Magari mi avverti qualche giorno prima, così mi dai il tempo di pulire casa. Ok. E magari ti porti una giacca elegante, così ceniamo in un bel posto. Sì, mi porto una giacca. Non è questo, Griffin, c'è come qualcosa di diverso in lei. Ah sì, ecco, non porta gli occhiali. Si sono rotti, porto le lenti a contatto. Cioè, posso vedere i suoi occhi e quelle sue ciglia sono una meraviglia. Sì, ok. Cosa sarà mai? Lì dentro! Di un po', hai scolpito una pistola con la saponetta e non ti sei più lavata. Ehi, Meg, poi dove le porti le lattine vuote? Al centro riciclaggio delle racchie? Ora l'onore è mio, schiavo! E chi è il più spiritoso? Io sono le barzellette! Porca zozza, papone! Un po' d'umiltà è quella che ti salverà la vita! Spero per te che ci sia un po' di birra. Tu datti un pugno in faccia! Datti un pugno in faccia! Ok, sei un povero incapace. Tu, ciccione, dai un pugno a... Sono stato bravo? Ancora parli? Sono stato bravo. Sono stato bravo. Stewie, com'è la zuppa d'avena? È vero che hai una storia con la zuppa d'avena? Cosa sono queste voci che avresti il pannolino pieno? Sto cercando di mangiare qui. Cosa hai fatto alla vagina di tua madre? Lasciami in pace! Com'è che hai i piedi così piccoli? È vero che non riesci a dire spaghetti? Si dice in giro che hai i pidocchi, è vero? È vero che hai raddoppiato il peso nelle ultime 6 settimane? Papà, aiutami, papà! Non posso intervenire, sono un giornalista. Voglio sentirti ansimare. Ansima nel telefono per me, Griffin. Cosa? Non parlare, ansima soltanto mia tizza da matti. Così, Griffin, continua a ansimare. Ci sono quasi. Ah, il tuo respiro mi riempie tutta.